Nakamura vince, Martina perde, Nardò pure. La 25esima giornata del campionato di Serie D potrebbe aver dato un'impronta quasi decisiva alla lotta al vertice nel girone H. È stato un turno, inutile nasconderlo, decisamente favorevole ai murgiani. La rete nel finale di Diego Mobilio è servita per vincere al D'Angelo il derby contro il Casarano. È una vittoria che profuma di Serie C, ottenuta tra l'altro contro un collettivo di enorme qualità. Ho incontrato la squadra veramente che per me è la squadra più forte del campionato. Ci ha messo in grossissime difficoltà, si è fatta una partita sporca, non bella. Poi se sono fortunato a non prendere gol nel primo tempo, invece ho detto a favore, poi nel secondo tempo i cambi sono stati determinati. E Video quando la mezzala e non l'ha fatta mai, ci ha risolto il problema, che sinceramente sono contento del risultato, un po' meno della prestazione, ma sapevo, stavamo una squadra che era attrezzata per fare un campionato diverso da come si è svolto quest'anno. Team Altamura dunque che mette il turbo in classifica grazie alla vittoria contro il Casarano e al 17esimo risultato utile consecutivo. Ora la capolista, dopo aver completato un intero girone senza battute d'arresto, ha 8 punti di vantaggio sul Martina, sconfitto in casa del Gravina, e 10 sul Nardò, che ha incassato a Matera il quarto KO consecutivo. Sono segnali importanti. Quando devi vincere non basta la qualità, non basta l'intensità, non basta avere l'allenatore bravo, i giocatori bravi. Tanti segnali importanti che noi siamo in testa, che noi abbiamo la possibilità veramente di vincere il campionato, perché penso che arrivata a questo punto solo noi possiamo perdere il campionato. Se siamo bene con il cervello e ci alleniamo a intensità e abbiamo voglia veramente di cambiare la nostra vita, dobbiamo vincere solamente il campionato. Lo sa bene anche Domenico Giacomarro, solo il team Altamura, quando mancano 9 giornate al termine della stagione regolare, può perdere questo campionato. Domenica prossima, altro giro, altra corsa, altra parentesi casalinga per i biancorossi che ospitano al D'Angelo a partire dalle ore 15 Langri. 7 giorni dopo, ecco la sfida al vertice contro il Martina Altursi, quella che può mettere davvero la parola fine ai giochi promozione.